La Iglesia hoy día se comporta mucho como una corporación. Credo che oggi la Chiesa si comporti un po' come una grande impresa, no? Che si tiene molto a cuore la propria clientela, e questo, diciamo, crea una certa resistenza invece a seguire quella che è la sua missione profonda, quella di diffondere la parola di Cristo e della Bibbia. Sembra avere questa preoccupazione incessante, questa forma di paranoia per i mezzi di comunicazione, il terrore di quello che verrà detto di lei e su di lei. Quindi può sembrare una frase esagerata, però fa male proprio perché arriva a toccare il cuore della cosa. Bueno, ella tiene la figura de la madre un poco, en donde... Sì, lei funge un po' da madre, no? È la donna a cui gli altri vengono affidati, che si fa carico di loro e amministra il tutto, e sembra essere l'unica all'inizio che è centrata, che ha una forma di equilibrio. Poi a mano che la storia si sviluppa ti rendi conto che anche lei è prigioniera, è confinata per quello che ha fatto o ha detto. E poi volevo dare uno sguardo femminile, perché la chiesa è una chiesa machista, una chiesa essenzialmente di uomini maschile, di figure maschili, e cercare di capire una struttura umana senza tenere conto dell'elemento femminile mi sembrerebbe molto strano. Ecco, per questo con lei ho ricreato una forma di equilibrio. Bueno, yo creo que el club tiene una estructura de thriller, es una estructura atrapante, es una película que emociona, Beh, perché il club ha una struttura da thriller, è un film molto emozionante che può divertire, che può creare subito una connessione con lo spettatore, è un film che parla del dolore e della compassione e di creature che prese singolarmente sono fragili, ma che messe tutte insieme possono essere molto pericolose. C'è un po' di tutto. Il finale del film è molto diverso dall'inizio, e per arrivare a quel finale devono succedere tante tante cose. Quindi se sei uno spettatore a cui ti interessa che un film ti faccia pensare, se c'è un'impronta intellettuale, senz'altro il film funziona. Se vuoi venire per divertirti, anche lì funziona, magari, speriamo.